Un saluto Luigi e bentornato su Music Fan, ciao! Oh, ciao! Eccoci, eccoci. Beh, Voglio la Gonna, un disco che secondo me si può definire come un vero e proprio progetto di libertà, un sentimento a 360 gradi che fa proprio da filo conduttore di tutto il disco. Ma quando è nata questa idea di produrre, come dire, una sorta di concept? Beh, diciamo che nasce da una voglia di poter, di voler dire qualcosa, no? Di voler dire un concetto che esprimiamo tramite un outfit, che ovviamente è un concetto di libertà, quindi libertà di poter essere chi vuoi, puoi fare quello che vuoi, puoi vestirti come vuoi in questo caso, però è un concetto che possiamo generalizzare. In generale puoi fare anche il mestiere che vuoi, puoi fare l'astronauta, puoi fare quello che più ti pare, basta che sei te stesso, basta che sei libero di poterlo fare, basta che nessuno ti dica nulla, e anche se qualcuno ti dice qualcosa, chi se ne frega. Certo, ma quello che mi ha colpito è proprio anche una libertà a livello sonoro, perché mi ha colpito proprio l'idea e la varietà di suoni e anche di sensazioni, un mood che mi ricorda anche gli anni 80 e 90, con dei suoni elettronici, ma anche tante percussioni, tante chitarre elettriche. Sì, è proprio quello, poi inevitabilmente io ascolto tanta musica anche degli anni 80 e 90, anche prima, quindi inevitabilmente le sonorità sono molto molto influenzate, quindi sì, sono contento che ci siano e che le hai notate. No, in effetti sì, poi mi piace moltissimo anche la scelta di proporre dei ritornelli che sono davvero molto aperti, proprio da cantare, già mi fanno pensare a quella che può essere l'idea del live, ma quando hai lavorato e quanto hai lavorato sull'orecchiabilità della struttura dei pezzi, ma quanto può essere anche cambiato nel tempo e nell'ultimo periodo anche il tuo approccio alla scrittura? Beh, è leggermente diverso da oggi. Ovviamente cerco di scrivere sempre come ho sempre scritto, quindi quello che provo, quello che sento, lo scrivo. Poi ovviamente pensi a delle piccole cose, a delle cose che magari prima non neanche facevo caso. Quindi è leggermente diverso. E poi tutto il disco nasce in mezzo all'in store tour, in mezzo ai live. Quindi è per questo che tutto il disco c'ha un'energia comunque perenne, quindi sembra quasi un treno che non finisce mai, perché io effettivamente non mi fermavo mai. E quindi questa cosa la rigettavo anche nella musica. Certo, ma per esempio invece se andiamo sui testi, in strano canti, scusa se voglio una vita senza regole, poi mi sembra il verso che in qualche modo racchiude tutto quello che è il concept. Esatto, sì, perché c'è sempre questo concept che ogni tanto ritorna. E poi è vero, una vita senza regole, ma rispettando ovviamente tutto e tutti. Certo. Uno dei brani che io ho preferito di tutto il disco è Non cambi mai. Mi ha colpito per la scelta sonora, perché è un approccio inizialmente quasi suadente, quasi acustico all'inizio, poi con un crescendo anche delle percussioni e con questi archi elettronici che, beh, diciamo che sono veramente molto, molto interessanti. Qual è stato il tuo grado di intervento nel lavoro proprio di produzione e arrangiamento? Beh, sì, io guidavo le cose anche da lontano mentre ero in tour. L'idea era proprio questa, di fare partire tutto molto più. In realtà il brano nasce un po' più elettronico e anche un po' più, con molti più violini all'inizio, era un pochino così. La mia idea era quello di renderlo molto più semplice, perché sai, spesso un arrangiamento molto più semplice prima. Cioè, quello lì, la musica semplice a volte è quella che bam, ti arriva subito. E il pezzo, secondo me, necessitava queste cose. E quindi è semplicemente un crescendo molto più acustico. Sì. Mi è piaciuto veramente tanto, perché secondo me descrive molto bene anche quello che può essere la tua anche metamorfosi. È strano parlare di metamorfosi comunque in un periodo comunque così limitato, ma secondo me è anche da un'idea, da uno sguardo anche su quello che potrebbe essere il futuro, perché no? Certo, sì. C'è sempre uno sguardo verso il futuro, sempre, in ogni cosa. C'era in Strangis, c'è in Voglio la Gonna, magari ci sarà anche nel prossimo.
Giusto così. Ma poi un altro brano che a me è piaciuto molto è proprio Bang Bang, dove appunto canti Siamo figli del destino dei figli di Tarantino, che è il pezzo secondo me in assoluto più contaminato sia a livello musicale che a livello testuale. Sì, sì, no, dentro c'è disco anni 70, c'è Frusciante alla chitarra, c'è un sacco di roba lì, c'è Lenny Kravitz. Quello è molto, molto, molto influenzato, è molto più quel pezzo. Tra l'altro, cioè, ballabile come non mai. Non sono infatti già immaginato live, devo dire che... No, per quello che ti dico ballabile, perché io già me lo immagino. Stai già pensando in prospettiva, anche perché appunto non manca molto a quello che succederà appunto con certi di Milano e Roma. Ma quali sono le aspettative che hai per questi live, che saranno un nuovo incontro, ma tra l'altro in location differenti rispetto a quello? Sarà una bella botta di energia per me, anche perché tutti i pezzi comunque sono belli carichi, e la mia idea era quella anche di inserire qualche momento in acustico nel set live. Uno, anche per staccare un po'; due, perché io nasco così, cioè chitarra e voce andavo a suonare in giro, quindi secondo me è giusto anche riprendere quel mood lì, che a me piace moltissimo. Quindi, sai, io credo che comunque quando c'è la forma canzone, e questo disco, così come anche il precedente, sono entrambi composti da canzoni, comunque da brani che potrebbero veramente stare in piedi semplicemente con la chitarra, perché comunque hanno questa struttura e questa orecchiabilità, in particolare in questo disco, come dicevo prima, con questi ritornelli aperti. Beh, sono canzoni vere e proprie. Sì, è vero, stanno in piedi un po' da sole, è vero. È Sì. vero, è vero. E non è così scontato, non è così scontato. Senti, qualche giorno fa hai pubblicato sui social una foto che ti ritrae con tutti i riconoscimenti che hai ricevuto nel mese di settembre. Io credo che comunque sia un bel punto di partenza, ripartenza, ma anche un punto d'arrivo, perché il pubblico ha colto davvero la tua essenza. Sembra veramente che abbia colto quello che vuoi dire musicalmente. Questo disco credo che sia la conferma. Sì, è così, io non me l'aspettavo. Come hai detto te, sì, è un punto di arrivo e di partenza allo stesso punto. Infatti, Voglio la gonna è un altro punto di partenza. E anche di arrivo, se ci pensi, perché è sempre un ciclo che se è arrivato fin qui, lo puoi uscire. Quindi hai finito, ma stai partendo. E mai come ora, ovviamente, dopo Amici è proprio il punto di partenza massimo. Non sono ancora arrivato, sono ancora in fase di crescita, quindi è un punto di partenza vero e proprio. Certo, ma tra l'altro è un periodo intensissimo, senza poi dimenticare che a fine ottobre esce anche il film. Sì, 27, tanto. Un'esperienza particolare, devo dire, perché stare lì a vedere me in un coccodrillo era particolarissimo, però ho imparato un sacco di cose, e poi ho imparato molto, mai come d'ora, a cercare di esprimere con la voce anche un semplice gesto di mano, perché poi è anche quello, no? Tramite la voce devi mostrare quello che sta facendo il coccodrillo, in questo caso. E quindi è stato molto interessante, una roba quasi sperimentale, molto più. Molto bene, senti, io non posso che ringraziarti, ti auguro buona vita e speriamo di rivederci presto anche dal vivo. Grazie Simone.